È l'arte digitale raffinatissima di Ray Cesar, pittore canadese, uno dei massimi esponenti del pop surrealismo americano. Donne di cristallo, dalla forte ambiguità che attraggono e affascinano, come i suoi quadri. Le sue donne sono eleganti, spesso indossano abiti in stile vittoriano, rococò. Ricrea un mondo in sostanza che è frutto di un immaginario molto ricco, molto colto, molto effervescente. C'è il bianco in tutte le sue declinazioni, nella luce lattea, nel ghiaccio che si estende a perdita d'occhio, in questo ritorno a casa che è forse una delle opere che meglio rappresentano la poetica di Cesar. Un universo popolato di simboli alchemici, del surrealismo, di Chirichiana, riferimenti a Frida Kahlo, riferimenti alle estetiche anche contemporanee, figure femminili aliene, perverse, fredde, strane e stranianti. Tutto digitale, lui usa il programma col 3D, il programma Maya, quindi le ombre, i colori, le luci. Tra l'altro molto importante per capire la sua opera è ricollegarsi a un lavoro che lui ha svolto per 17 anni come fotografo presso l'ospedale pediatrico di Toronto per fotografare appunto malformazioni, interventi chirurgici. Oggi è sicuramente una statura notevole nel panorama appunto dell'arte contemporanea, non solo digitale, ma in generale dell'arte della globalizzazione. Sono 5 le opere di Cesar esposte alla Dorothy Circus Gallery di Roma, che lo rappresenta oggi in Italia, una mostra dal titolo Would You Be My Miracle, ispirata al miracolo della Madonna della Neve, una collettiva che propone anche quadri di altri due artisti digitali, la lituana Natalie Shaw e il bravissimo esordiente Paolo Guido.